Sì signora, lo so che sono più magro di quello che sembra in televisione, non me lo deve ricordare, non è necessario. Allora, innanzitutto grazie, perché sarebbe stato impensabile e impossibile fino a qualche anno fa pensare che io e Giorgia fossimo sullo stesso palco, però i tempi cambiano e quindi è evidente che con questa Europa che decide tutto sopra le nostre teste, l'Italia si salva se si unisce da nord a sud e se riprende in mano le chiavi del suo futuro e del suo destino. Prima ci riprendiamo il controllo della moneta, dell'agricoltura, della pesca, del commercio, dei confini come fanno tutti gli altri paesi sviluppati al mondo, dalla Svizzera all'Austria. E poi valorizziamo le identità, le diversità, i profumi, i colori, dal Natale di Roma a Sant'Ambrogio a Milano, perché non può esserci una legge che possa andar bene alla Lamezia Terme come a Belluno. Sicuramente però prima dobbiamo riprenderci il futuro della nostra terra in mano, dobbiamo decidere noi, non lasciar decidere altri. E dico con massimo rispetto che ovviamente siamo a Roma, siamo nella città che alle mie spalle ospita panorama stupendi e palazzi stupendi, e io senza voler polemizzare con nessuno mi sono andato a rileggere, ve lo lascio, andate a cercarlo perché è ancora sul sito del Vaticano, il passaggio 22-41 del Catechismo. Siccome per qualcuno magari a sinistra questa è una piazza brutta, cattiva, razzista, egoista, secondo me i veri razzisti sono quelli che illudono milioni di disperati che in Italia ci sia spazio per tutti, perché poi le loro cooperative rosse ci fanno i miliardi di euro sulle spalle di questa gente che viene sfruttata a 3 euro all'ora. Però il Catechismo risolve il problema con 4 paroline magiche. E ricordiamocelo domani quando troviamo il compagno che dice: ah, la Meloni, ah, Salvini, ah, la Lega. Il Catechismo cosa dice? Dice che il dovere di accoglienza per lo straniero è appunto un dovere. Poi però ci sono 4 paroline che i compagni si dimenticano: accogliere lo straniero è un dovere nei limiti del possibile, nei limiti del possibile. E io penso che a Roma come a Milano i limiti del possibile siano stati ampiamente superati, perché venissero i fenomeni dell'accoglienza alla stazione Tiburtina, costata milioni di euro, che offre un'immagine imbarazzante di questo paese fra spacciatori, parcheggiatori abusivi, rom, finti questuanti. C'è la Regione Lazio che è proprietario di un ettaro di verde al di là della stazione, che sembra una giungla, dove ovviamente la solita cooperativa e la solita associazione rossa dice: ma perché lasciarlo così? Piazziamoci 300-400-500 finti profughi. Ora io penso che il sindaco di Roma, se si chiamerà Giorgio e va al sostegno della Lega, non darà mezzo metro quadro ai clandestini in questa città, che a questa gente ha già offerto troppo, che a questa gente ha già offerto troppo. E io penso, a differenza di qualcun altro, che se i rom sono un problema perché rubano nei cassonetti, il problema non lo risolvi togliendo i cassonetti, ma radendo al suolo i campi rom, molto semplicemente. Con le buone maniere, educatamente, col sorriso sulle labbra, facendo uscire tutti. Però se vuoi vivere qua, vivi come vivete tutti voi, la casa te la paghi, te la compri, te la affitti, ti fai il mutuo, stai in fila. Se non ti va bene, il mondo è grande. Quindi con oggi, e vi chiedo questo impegno, con oggi basta beghe, solo Roma. Cosa farà Bertolaso? Mi interessa poco. Mi interessa poco. Le porte, poi lo dirà Giorgia che è la protagonista e io vi rubo altri 2 minuti, non di più. Le porte per Berlusconi ovviamente sono e saranno aperte,
come c'è un'alleanza comune a Milano, a Savona. Io ieri ero a Grosseto, nel cuore della Toscana Rossa, dove c'è l'alleanza al completo, dove c'è un candidato sindaco che di mestiere fa l'agricoltore con le idee chiare. Sapete cosa succederà il 5 giugno? Che il centrodestra, che la Lega, Grosseto, vince al primo turno e manda a casa i compagni, proprio della Toscana Rossa. Quindi uniti si vince, però per non commettere gli errori del passato, quando abbiamo imbarcato tutto e tutti e poi appena vinto cominciavano e i Fini e i Follini e i Casini e gli Alfano, uniti si vince, no? Però con dei limiti, come in discoteca, selezione all'ingresso, e se qualcuno non ha le idee chiare sulla sicurezza, se qualcuno è nostalgico degli inciuci con Renzi o con Verdini, vinciamo da soli a questo punto, perché non ci obbliga il dottore a fare qualcosa contro voglia o contro natura. Quindi questo è l'impegno. Io da segretario di partito la girerò il più possibile, però ovviamente sabato sono prima a Varese, poi a Novara, domenica a Milano e a Verona, lunedì per il 25 aprile spero di riuscire a essere a Reggio Emilia, per l'anniversario della liberazione, che per i compagni è occasione di aprire un cassetto impolverato e tirar fuori una bandiera rossa che si erano dimenticati in quel cassetto. Perché se venissero su questa terra i loro nonni e vedessero chi sono i nuovi occupanti di questa terra, gli farebbero un mazzo così ai nipotini rossi che hanno lasciato su questa terra. Magari in quella Brescello, in provincia di Reggio Emilia, amministrata da sempre dal PD e questa settimana sciolta per mafia. Quindi, però vedrò di esserci spesso a Roma, poco nei salotti e tanto nei quartieri di periferia, senza bacchette magiche, ma con alcune proposte di normalità, di sicurezza che riguardano gli asili nido, perché in un mondo normale non è possibile che delle maestre prendano a schiaffi dei bimbi di 12 mesi e quelli sono esseri disumani che non dovrebbero più mettere piede in una scuola per il resto dei loro giorni. E quindi un sindaco normale magari mette qualche telecamera negli asili nido e nelle case di riposo per evitare che ai bambini, ai disabili o agli anziani qualcuno metta le mani addosso. Scelte normali per gente normale, un po' di cura. Ripeto, stazione Tiburtina, non è possibile che in quel quartiere ci sia un asilo pronto da 2 anni e mezzo con tanto di arredi, però siccome il comune non ha trovato il personale l'asilo è chiuso. Non è possibile che ci sia una strada chiusa perché non trovano 20.000 euro quando hanno speso 40.000 euro per un graffito da dare alla solita associazione dei compagni. Secondo me prima viene l'asilo e poi viene il graffito, se proprio vuoi spendere i soldi in quella maniera lì. Sentivo Rita che ringrazio, io adoro il confronto, adoro la contaminazione. Mi piace, ripeto, non avrei mai pensato di inaugurare la campagna elettorale per le comunali a Roma, come la stragrande maggioranza di voi, probabilmente se l'anno scorso, 2 anni fa, gli avessero detto vai a sentire Salvini al Pincio, neanche se mi pagano. Sono convinto che i 3/4 di voi la stanno pensando così. No, però è il bello è maturare, il bello è conoscersi. Come non vi conoscevo bene io, magari non mi conoscevate bene voi. Riconoscere errori commessi è indice di buon senso. C'era un uomo che non sbagliava mai 2000 anni fa e finito male. Ce n'è un altro che si chiama Matteo Renzi, che adesso è a Palazzo Chigi ma non sta benissimo neanche lui. Di solito chi fa sbaglia, ecco. Io mi impegno a dire e a fare le stesse cose a Roma, a Milano, a Bologna, a Torino, alla Lamezia Terme, a Novara. Perché il destino è nelle nostre mani, non è nelle mani di qualcun altro, e chi vince o chi perde a Roma, e vado a chiudere con questo, chi vince o chi perde a Roma non lo decide il PD, Grillo, qualcun altro. Qual è il nostro avversario a Roma come a Milano come a livello nazionale? Il nostro avversario non è la sinistra, non è la Boldrini che basta guardarla in faccia, non è Grillo. Il nostro avversario è unicamente la rassegnazione. Ragazzi, io ho solo una parola, o adesso o mai più, perché fra 10 anni qua di romani in giro ce ne rimangono pochi, se non interveniamo adesso. Quindi
Io vi ringrazio, poi il confronto è bellissimo, io non discrimino nessuno, aggiungo solo una postilla al discorso di vita, discriminare uno in base alle sue scelte di vita è da scemi, quando vado dal medico non gli chiedo sei gay o sei etero, mi interessa che sia un bravo medico, quando vado al bar a farmi fare il caffè non gli chiedo sei etero o sei lesbica, quindi mi interessa che sia una brava persona. Detto questo, io non cambierò mai idea sul fatto che il bambino viene adottato solo se ci sono una mamma e un papà, e su questo, neanche se viene Gesù bambino su questa terra, io cambio idea, perché il rispetto è dovuto e doveroso, ma se viene meno la cellula fondamentale di questa società, mi rifiuto di pensare che il futuro sia Vendola, che va a comprarsi un ovulo in Thailandia, si affitta un utero negli Stati Uniti e torna a Roma e dice sono papà. Auguri a quel bambino soprattutto. Quindi grazie per quello che farete nei prossimi 45 giorni, spero di incontrarvi spesso, io farò poco, il più lo dovrete fare voi. Ringrazio chi ha accettato di metterci la faccia, che è una mamma e non un genitore uno, due o tre, quindi ringrazio Giorgia con cui abbiamo deciso di giocare questa battaglia, che non è una battaglia capricciosa o egoista, è una battaglia di cuore, sia da parte sua che si mette in gioco, sia da parte mia che mi sono sentito dire di tutto, non tanto da Berlusconi, quanto da qualche fenomeno che lo circonda, che se si presenta non piglia neanche il voto dei suoi parenti, perché ce lo diciamo sottovoce, il problema più che Berlusconi è qualcuno che lo mal consiglia lì intorno, però faccio finta di non averlo detto e di non aver parlato davanti a nessuno, quindi ringrazio Giorgia per quello che farà, il mio impegno è di mettercela tutta, se voi non mollate su di me potete contare, quindi grazie a Giorgia, grazie alla lista Lega, noi con Salvini in quel di Roma, grazie a uno per uno tutti voi militanti, e questa città la ripuliamo, se voi ci siete io ci sono, grazie a tutti, in bocca al lupo e buona battaglia. Grazie a Matteo Salvini. Ma che bella mamma. Giorgia Meloni.